Nuovo impegno casalingo del Tolentino, ospite dei Gremisi, la squadra campana del Matese. Il mister ospite Urbano Corrado deve fare a meno di 5 giocatori e si schiera in campo con il suo consueto 4-4-2, con la coppia offensiva composta da Cosimo Salatino ed Alessandro Carnevale, con Camorani, Setola e Blanco come under. Per la formazione di casa, mister Gianfranco Zannini non può disporre degli squalificati Stefoni e Naci e pertanto deve rivoluzionare l'assetto con l'impiego di Rozzi sulla linea centrale di difesa, rientro dal primo minuto per Tizia a centrocampo non ancora al 100% della condizione fisica, mentre in avanti a far coppia con Vitello viene chiamato Davide Moscate fin dal primo minuto con lo schema speculare della formazione campana. All'avvio il primo tentativo è della squadra del Tolentino con Vitello che prova ad impensierire l'estremo difensore Palumbo. Primi 20 minuti di gioco che scorrono via senza sussulti e senza azioni particolari degne di nota su un terreno di gioco che risulta essere abbastanza pesante. Intorno al 31esimo minuto Riccio si prende il primo cartellino giallo per gioco falloso ai danni di un giocatore cremisi. Due minuti più tardi il difensore ospite viene graziato dal direttore di gara per l'ennesimo fallo sempre sugli avanti cremisi. Intorno al 40esimo della prima frazione Salvatelli si sgancia sulla fascia sinistra, il suo cross viene deviato in angolo dalla formazione in maglia bianco-verde. L'ultimo sussulto della prima frazione al 40esimo, cross di Marcelli che non viene però sfruttato a dovere dagli avanti della formazione del Tolentino. Si chiude la prima frazione con il nulla di fatto. Anche nei primi minuti della ripresa il canovaccio della gara è sempre lo stesso, i padroni di casa che provano ad offendere e gli ospiti che invece controllano nella propria metà campo. Dopo tre minuti l'acuto di Masserotti, bravo a guadagnare palla da tre quarti, ma Palumbo non si fa sorprendere. Continua la manovra propositiva dei padroni di casa, al settimo Tizzi viene fermato irregolarmente, cade in aria ma l'arbitro concede punizione da fuori. Al decimo ancora l'affondo cremisi, questa volta è Vitello ad essere fermato proprio in prossimità dell'area di rigore ospite. Per il direttore di gara il fallo è fuori aria e quindi c'è la concessione del calcio piazzato con la munizione di Marcelli. La conclusione da fermo di Tizzi va a spegnersi direttamente sopra il montante. La prima conclusione dei campani intorno al 19esimo, la conclusione di Carnevali, viene deviata in angolo da Gagliardini. Al 32esimo, sagra delle occasioni mancate per il Tolentino, prima ci prova Vitello, poi due tentativi di Pellacchi ed infine il tentativo finale di Domenico Masserotti che si spegne sul fondo. Un minuto più tardi è la volta di il neo entrato Pellacchi che ancora mette il pallone sopra alla traversa. Sempre al 44esimo, spiovente dalla sinistra, inzuccata di Palecchi, para Palumbo. Al 44esimo Vitello viene lanciato in avanti, si defila troppo sulla destra con il corpo, Palumbo intercetta il tentativo locale. La gara si chiude con l'ultimo tentativo dai padroni di casa al 49esimo, ancora Vitello che riesce a portarsi fino all'altezza dell'area di rigore, ma la conclusione del numero 9 cremisi viene murata da un giocatore campano. 0-0 il finale, un punto prezioso per il Matese e tentativo di vittoria interna del Tolentino che viene nuovamente rimandato.